Viktor Vasilev, siamo in un tuo progetto, in un interno che hai pensato in un luogo che era un luogo di produzione una volta. Sì, era una fabbrica, tipico luogo di lavoro della Milano, diciamo, industriale, che con gli anni che si sono, come dire, succeduti dagli anni 90 in poi è andato in dismissione. Quindi è stato recuperato come un luogo dove oggi ci vivono persone, famiglie, tornato a vivere, insomma. Tra l'altro il committente ha dei figli, li vediamo in queste camere, una bella famiglia. Ma la cosa che mi ha colpito molto di questo interno è ovviamente sono gli spazi liberi, lo sviluppo in altezza, ma soprattutto anche questo dialogo con l'esterno, perché ci sono questi giardini, no, di pertinenza che fanno entrare la natura in casa. Ma in realtà hai notato bene che la peculiarità di questo posto è che, a differenza magari dal tipico loft su un unico livello, ma di, come dire, grande superficie, qua la superficie comunque è notevole, però si sviluppa in tre piani. Quindi era una bella sfida, soprattutto perché sviluppo in altezza vuol dire comunque studiare molto bene i collegamenti per far sì che comunque sia comodo da vivere, ma nello stesso tempo mantenga la qualità dello spazio. Poi la scala è la prova dell'architetto per antonomasia, no? Come la sedia per il designer, ci sono questi topoi comuni. Sì, queste sfide, diciamo, si ripresentano tutte le volte. E tu qui hai pensato a una scala che si divide in parti, si stacca addirittura, come andremo a vedere nelle immagini. Però qui siamo nel living, ci sono due persistenze importanti che sono questi pilastri in cemento che tu hai cerato, però poi hai inserito degli altri materiali, la resina sul pavimento, il metallo e ovviamente gli arredi. Allora, parliamo della filosofia del progetto, che è molto coerente, come possiamo vedere. Ma riprendo il discorso, diciamo, dei materiali che tu hai appena notato. Infatti quello che ci tenevo è comunque creare, diciamo, un ambiente domestico per una famiglia normale con tre figli, ma nello stesso tempo riuscire a salvaguardare quello che era lo spirito del luogo, quindi un luogo industriale, un luogo di produzione. Quindi anche questo mi ha aiutato nella scelta dei materiali, proprio per cercare di essere, come dire, onesti e mantenere questa identità. Quindi la resina di cemento per avvicinarmi a quel battuto di cemento che si trovava in tutte le fabbriche, e non per ultimo il ferro, che è stato usato con grande generosità in questi spazi per le scale, per i serramenti e, come dire, elementi architettonici importanti, proprio per essere coerenti fino in fondo. Un'altra caratteristica di questo luogo è che si sviluppa in altezza, ma non sono spazi chiusi, perché ci sono comunque degli affacci, poi la vedremo più tardi, anche la camera padronale, che ha questa infilata, no, verso il basso, quindi una luce che in parte è zenitale, una parte arriva dal basso, ma soprattutto come se ci fosse proprio quest'aria che gira in tutto questo luogo. Ma è una sfida, credo, per tutti gli architetti, quella di cercare di suddividere gli spazi senza, come dire, spezzettare lo spazio. Quindi dare la funzionalità attraverso le diverse ambientazioni, ma nello stesso tempo salvaguardare la percezione di uno spazio più grande, e quindi mantenere quello che secondo me è il valore essenziale di qualsiasi casa, quello dell'ampio respiro. Un'altra caratteristica di questo luogo che ho notato, poi dimmi se è vero, è una specie di piramidalità, nel senso che in questa parte a piano terra, dove si vedono i giardini, si sviluppa in lunghezza, anche se è frazionata in due parti, no? Il living, diciamo, è la zona cucina, convivialità, camino, pranzo. Mentre si sale lo spazio si restringe, le due camere dei bimbi più i servizi e poi sopra in cima il grande bagno e la stanza padronale, però c'è una specie di restringimento. È vero, hai notato bene, diciamo che la scelta è dovuta al fatto che mi piaceva molto mantenere la percezione che appena entrati in casa chiunque riuscisse a leggere la totalità dello spazio, e quindi ho fatto di tutto per evitare che si perdesse proprio questa essenza che secondo me contraddistingue questo loft. Quindi chiunque entra percepisce, vede il soffitto a volta della fabbrica e si rende conto che ci sono altri due piani al di sopra di lui.
sei stato anche facilitato, possiamo dirlo, perché il committente è persona che lavora nel campo degli interni, no? Anche della produzione industriale, e quindi conosce benissimo alcune soluzioni, e immagino che abbiate concordato alcune soluzioni in comune. È vero, e credo che in qualsiasi progetto la partecipazione della committenza sia essenziale, fondamentale per il risultato finale. In questo caso è un amico, è uno che conosce bene il design, ma anche una passione vera, sincera per l'architettura, e quindi il progetto intero è stato un dialogo sin dall'inizio, sin dalla scelta dello spazio e poi durante tutte le fasi della progettazione finché non siamo giunti alla fine. Alla definizione, hai detto una parola chiave ormai di questi anni: il progetto come dialogo. Sì, prima c'era quasi una contrapposizione tra committente e architetto e progettista, ultimamente anche in grandi progetti il dialogo cerca di subentrare in queste dinamiche. La cucina è un prodotto di serie che però sì, è stato modificato per poterlo adattare meglio al contesto, che è molto particolare, come dicevamo prima. Quindi il progetto è nato innanzitutto con la volontà di non bloccare, diciamo, questa visuale che permette di collegare entrambi i giardini sui lati della casa. Esatto. Che d'altronde anche è piacevole per chi si trova in cucina e prepara il pranzo o la cena, poter, come dire, con uno sguardo sentirsi più vicino, traguardare, come si diceva una volta, sentirsi più vicino all'albero, all'ulivo meraviglioso che c'è alle mie spalle. Quindi sì, poi per fortuna oggi le cucine di un certo livello sono fatte in modo da poter essere personalizzate, quindi io ho voluto fare delle piccole modifiche tutto sommato che però rendevano la vita, diciamo, quotidiana un po' più comoda, ecco. Quindi il fatto che comunque è una cucina in mezzo a uno spazio, volevo che ci fosse quel grado di quel nascondiglio leggero che mi permette di lasciare magari anche qualche piatto sporco senza che chi entra in casa se lo becca subito in pole position, piano, esatto. In primo piano. Nascondiglio leggero mi è piaciuta moltissimo. Non sono inventato. Al momento, no, sono le diciture che poi funzionano. Tra l'altro hai anche utilizzato della tecnologia, no? in questo interno, però è una tecnologia nascosta, lieve, che, come dire, non deve essere protagonista, ma, come dire, deve assistere le persone nella vita di tutti i giorni. Sia per quanto riguarda l'aerazione. Esatto, diciamo che le tecnologie d'oggi ci permettono di migliorare il comfort interno in maniera notevole. Credo che sia qualcosa che va assolutamente sfruttato proprio un must, ecco. Non mi piacciono tanto le parole anglosassone, ma in questo caso forse rende l'obbligo nel modo più immediato. Quindi sì, il fatto di poter, come dire, avere una qualità dell'aria credo che non sia un effetto e basta, ma anzi credo che sia fondamentale. Una cosa fondamentale, certo. Hai parlato prima di questo luogo di preparazione, è tutto abbastanza a vista, sia la cottura che il lavaggio, la preparazione, e poi c'è lo storage, per usare l'inglese, che è dietro le telecamere in questo momento, però è tutto abbastanza a portata di mano, anche visivo. Ecco, ci sono questi innesti su questo total white, per usare un'altra espressione inglese, che sono colorati, a parte ovviamente questi ciocchi di legno, ci sono anche delle superfici appunto in legno, incallacciate, che danno un po' di naturalezza, che forse fanno anche pandan con l'esterno. È vero, diciamo che il carattere industriale di questo spazio in un certo senso è stato, come dire, ammorbidito proprio dall'inserimento di queste superfici in legno che avvolgono alcune pareti, gli sbalzi dei piani che si trovano sopra, e che proprio vanno, come dire, anche in contrasto con quelle superfici che abbiamo elencato prima, che però trovo un contrasto che rende entrambi più validi.
e in qualche modo riconfigura anche i volumi, no? Nell'architettura interna. Peraltro il legno che poi è ripreso dalle gambe, delle sedie, esatto, a pranzo. Sono come dire, dettagli che fanno secondo me la loro giusta presenza in questo mix. Senti, una domanda proprio per quanto riguarda il tuo modo di lavorare, che ho imparato a conoscere con delle figure geometriche, dei tagli. In questo caso l'ho riconosciuto in questo interno, a parte per la cura dei dettagli ovviamente, anche per questi set di cui parlavamo prima. Ti sei dovuto un po' trattenere o hai fatto quello che volevi fare anche a livello appunto di tagli, di percorsi, di... Nelle scale ti sei sfogato? La scala è stata sicuramente la parte che mi ha dato più soddisfazione, proprio perché non era facile, credo, e soprattutto riuscire ad abbinare lo sfruttamento ottimale delle superfici a disposizione, però garantendo comunque un valore a questi collegamenti senza rinunciare al loro, come dire, valore architettonico, è stata forse la sfida che mi ha divertito di più. Dall'altro lato devo comunque ammettere che la committenza mi ha aiutato tantissimo, come dicevi prima, avere a che fare con una persona che conosce molto bene il valore aggiunto del design, proprio perché lo fa per lavoro, è indispensabile. Quindi le cose che proponevo venivano ascoltate comunque con l'attenzione di una persona che ha una cultura molto elevata. Ciao, sono Viktor Vasilev e sto per raccontarvi un mio progetto qui su Ada Channel. Siamo arrivati al desco, alla sala pranzo, al tavolo da pranzo, che ha una dimensione giusta per almeno 8 commensali, no? Abbiamo però non abbiamo parlato delle aziende che hai coinvolto, più che altro anche come filosofia di interni, con alcune peraltro collabori anche, però hai fatto delle scelte molto coerenti, come era normale che fosse, partendo dalle finiture, no? dalle resine HD, no? Sì, e con HD ho avuto modo di collaborare anche in passato, ed è un'azienda specializzata proprio nelle resine cementizie, che era quello che mi serviva proprio per ricollegarmi a quello che era secondo me lo spirito di questo spazio. Non solo a pavimento, ma anche in alcune porzioni, no? Delle pareti. Esatto, una scelta fatta in modo proprio di creare questa continuità, che per me è un concetto importante nel trattamento delle superfici, quindi quella di allargare la percezione degli spazi lavorando proprio sulla continuità delle superfici. E per fortuna le resine cementizie ce lo permettono senza rischiare la funzionalità poi nel quotidiano. Anche nei bagni, dove c'è una preponderanza di scelta di Antonio Lupi, le resine entrano in maniera importante. Esatto, anche perché con la resina si riesce a, come dire, evitare le fughe che di solito vengono imposte da altre soluzioni sui rivestimenti, che secondo me in qualche modo restringono la percezione dello spazio, mentre invece la continuità della superficie, come dire, garantita dalla resina cementizia, ti permette di allargare la percezione anche di spazi relativamente piccoli. Per quanto riguarda la cucina, ne abbiamo parlato prima anche di tuoi interventi di piccola architettura domestica, hai scelto... Abbiamo lavorato con Bulthauf, che è un'azienda conosciuta per la qualità dei propri prodotti, che devo essere sincero, per me è stata la prima esperienza di collaborazione, che però mi ha permesso anche di, come dire, personalizzarla seguendo le esigenze del cliente.
Ecco, a differenza di altri progettisti con cui ho colloquiato, hai fatto delle scelte molto coerenti, non necessariamente dei tuoi prodotti, no? È sempre difficile non scegliersi, sei stato desistente. È una politica aziendale quasi, nel senso che a me odio l'autocelebrazione, quindi credo che bisogna lavorare con coerenza nell'incarico, quindi per il bene del cliente in questo caso, e non per autopromuovermi, autocelebrare, per quanto sono molto contento dei prodotti che sono riuscito a portare a termine, quindi me li metto a casa mia, ma per quanto riguarda i miei clienti preferisco, come dire, mantenere la porta aperta senza limitare né la mia creatività né soprattutto la soluzione finale per i clienti. Ecco, hai parlato di casa manifesto da un certo punto di vista, tu collabori con varie aziende, anche con MDF per esempio, ma come dici bene, per alcune situazioni scegli delle altre soluzioni, o della stessa azienda o anche di altre aziende. La tua è una casa manifesto, questa la puoi considerare un altro tuo manifesto? Assolutamente sì, anche perché è il primo loft nell'elenco dei lavori che ho fatto, e quindi per me è stata una sfida molto piacevole proprio sotto l'aspetto di affrontare un argomento che fino ad ora non avevo mai affrontato, per quanto i loft sono credo uno di quegli spazi che piacciono di più gli architetti. In questo caso, avendo un cliente con tre figli, devo essere sincero che la sfida è stata notevole. Non abbiamo accennato al tempo, il tempo del progetto, che spesso è anche un'altra variabile importante, no? Parlacene brevemente. È stato fatto un progetto in corso d'opera, abitavano già qui i clienti, poi c'è stato. Come ha funzionato questo interno? Allora, il tempo e il budget credo che siano i giudici supremi di qualsiasi lavoro creativo. In questo caso il committente, e conoscendo un po' appunto i limiti imposti da questi due argomenti, aveva trovato lo spazio e comunque non aveva l'urgenza di andare subito. Quindi ciò mi ha permesso di lavorare sul progetto e di potermi confrontare con lui e sua moglie più volte, finché non siamo giunti alla soluzione che gli convinceva di più e che convinceva anche a me. Il su misura famoso, esatto. Ho avuto questa possibilità di lavorarci. Nel bene o nel male, come un vestito su misura, anche uno spazio fatto su misura richiede tempi che non sono quelli della ready made. Certo. Victor, si parlava degli esterni e degli spazi che entrano in casa, abbiamo scelto apposta questa inquadratura per mostrare proprio questo, però non abbiamo parlato abbastanza forse dei luoghi, dei bimbi, no? Delle stanze. Spesso l'architetto le progetta e poi le lascia, come dire, le lascia ai bimbi che se ne appropriano a volte con segni. Ad essere conquistati, sì, liberamente. Bravo, conquistano, mi veniva il termine. Quindi parliamo di queste stanze, sia di quella padronale ovviamente che di quella per i bimbi. Cominciamo dal fatto che una delle scelte importanti che ha fatto la committenza quando ha deciso di venire ad abitare qua era il fatto che comunque questa vecchia fabbrica era stata trasformata in uno spazio non per soli single rampanti, ma grazie alla conformità dello spazio era stato, come dire, creato questo piccolo paradiso urbano, lo chiamerei io, dove i bambini possono giocare senza essere osservati da tappe, nonni, personale di servizio vario. Quindi era uno spazio già di per sé molto adatto, secondo me, a vero, genuino. Esatto, perché qua ci sono tante famiglie che fanno crescere i bambini quasi come se fossero in mezzo a un villaggio, quindi senza quella paura che purtroppo a volte limita la vivibilità degli spazi urbani. L'altra cosa che invece mi è stata chiesta proprio nel brief iniziale è quella di comunque fare questa casa che sia piacevole anche per i ragazzi, insomma, non quelle, chiamiamole, no? Cattedrali di cristallo dove non si può toccare niente, perché l'architetto ha detto così. E per quello anche, come dire, la scelta dei materiali che dicevamo anche all'inizio, no? Quella del ferro, del cemento, lasciati così come sono, alla fine sono
a prova di bambini. E poi si sentono anche delle voci dei vicini, questo non è un problema, si socializza, si va, si esce, c'è un campo là per giocare, e c'è, ci sono dei cani che abbaiano, ci sono gli uccelli che arrivano nei giardini. Non è un luogo di essere a Milano. Non sembra di essere a Milano, infatti, è molto interessante. Invece, come dicevamo, abbiamo accennato prima, la camera padronale che sta soprattutto, abbiamo parlato di casa piramidale, assieme a un bagno altrettanto importante, ma che traguarda la casa verso il basso. C'è questa discesa con la trabeazione di cemento che è importantissima. Avendo tre figli, i genitori hanno detto che comunque vogliamo avere un minimo di intimità, un minimo di privacy. Quindi in questo caso la separazione del loft in quattro livelli mi ha permesso appunto di creare una zona esclusivamente dici quattro, perché c'è il seminterrato, non l'avevamo accennato. C'è il seminterrato che è molto comodo e dove tra l'altro c'è la loro, io la chiamo la zona dove scatenarsi liberamente, dove invitare gli amici a fare tutte le feste più bizzarre possibilmente, mentre invece appunto la zona dei genitori è stata ricavata all'ultimo piano sotto un bellissimo lucernario, che è una delle preesistenze industriali di questo spazio. Certo. Dove abbiamo, come dire, ricreato il loro, come dire, piccolo rifugio. Un nido, dai, usiamo questo termine. Esatto. Un nido. Esatto, bello romantico. Quindi è vero, alla fine la peculiarità di questa casa, appunto, di essere suddivisa in così tanti piani, è tornata anche molto utile sotto l'aspetto anche della vivibilità per una famiglia normale. Certo, anche per i percorsi, le dinamiche che si creano, c'è il piano dei bimbi, c'è il piano dei genitori, dei vecchi, esatto. C'è il living che abbiamo il living che è di tutti, e poi c'è cani e gatti compresi. Questo piano sotto, insieme interrato di servizio, dove potersi scatenare. Victor, a distanza di qualche anno i bambini sono cresciuti, stanno crescendo, cambieresti qualcosa di questo tuo progetto? Il tempo è il giudice supremo di qualsiasi progetto, anche perché ti permette, come dire, di ritrovare una distanza sana per mettere le cose a fuoco meglio e capire effettivamente se le scelte sono state azzeccate o no. La fortuna di avere un rapporto di amicizia con i committenti mi permette anche di sentire, come dire, la loro esperienza e capire appunto insieme a loro se effettivamente le scelte fatte a 5 anni di distanza quasi siano davvero state vincenti anche per loro, visto che ci vivono tutti i giorni. E visto che loro sono ancora molto contenti, mi salutano tuttora, quindi visto che siamo ancora amici direi che va bene così. Thank you.